mister, domani trasferta a Montesilvano con lo Spoltore, mercoledì Angolana. Come sta la squadra in vista di questi due impegni ravvicinati? Ma piano piano continua il lavoro e il percorso che abbiamo intrapreso da qualche settimana. Sicuramente la squadra ha fatto anche una buona settimana, una settimana piena finalmente, aspettando anche la prossima, che però sarà piena di impegni. La squadra sta bene, affrontiamo invece una squadra che io conosco molto bene, l'allenatore, è un allenatore molto bravo, che ha fatto sempre molto bene le squadre che ha allenato, è un amico, e quindi preparerà al meglio anche lui la partita, perché ci terrà come al solito. Vengono sì da qualche risultato ultimamente negativo, ma è una squadra che gioca a calcio, che ci prova, che sa quello che deve fare in mezzo al campo e ha sempre molti giovani, tantissimi giovani, perché è una società che punta molto sui giovani. Noi dobbiamo comunque cercare la vittoria, perché per noi è fondamentale avere il passo di domenica scorsa. Quando riguarda l'infermeria, ci sono novità rispetto a martedì? Qualcosa, però secondo me stiamo recuperando, esce qualcuno e entra un altro, quindi non ci sono problemi da questo punto di vista, perché la rosa è ampia e siamo abbastanza sufficienti per poter affrontare queste tre partite.